Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Politica 2.0, la politica di oggi in prospettiva futura, la politica che naviga sul web, la politica che naviga con Facebook e Twitter. Oggi abbiamo ospite nei nostri studi il professor Francesco Maria Raimondo, assessore del Comune di Palermo con deleghe al verde pubblico, parchi, giardini storici ed aree protette, diritti degli animali, rapporti funzionali con l'università centri di ricerca e formazione superiore, docente di botanica presso l'Università degli Studi di Palermo è stato anche direttore dell'Orto Botanico e dell'Herbarium Mediterraneum eh, abbiamo anche eh, Patrizio Lodato, ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo ed ex assessore provinciale anche eh, tra le altre cose con delega all'ambiente oggi dirigente del PID Cattiere Popolare e eh, Fausto Torta, eh, presidente della quinta commissione consiliare, che si occupa fra l'altro di arredo urbano, villa e giardini, ma anche di pubblica istruzione, bene e attività culturali, turismo, giovani, tempo libero, toponomastica, sport e espressione nel consiglio comunale del Movimento 139. Eh, ringraziamo tutti i presenti e eh, eh, iniziamo con l'assessore Raimondo. Assessore, lei appena nominato dal sindaco appunto Assessore Alverde ha dichiarato i suoi principali obiettivi da raggiungere ovvero rimettere a nuovo la favorita, riqualificare le periferie, recuperare il prato del Foritarico, ad oggi privo di illuminazione, creare dei giardini etnici. Ad oggi cosa è stato realizzato? Diciamo che eh, siamo in una fase in cui eh, questi obiettivi che sono stati annunciati eh, un anno e mezzo fa eh, sono in buona parte in una fase avanzata di realizzazione. Certamente eh, recuperare, riqualificare il parco della favorita non è come occuparsi di uno spazio libero da qualsiasi tipologia di preesistenze, di vincoli e quindi diciamo. Eh, ci sono state delle difficoltà nel intervenire, ma sono difficoltà che abbiamo nel frattempo superate concordando una serie di azioni e di collaborazioni con altri soggetti, tra cui l'ente gestore del, della riserva naturale orientata Monte Pellegrino Parco della Favorita, ma anche con eh, alcune altre associazioni che nel frattempo si sono messi in gioco per poter pensare di ottenere una concessione eh, per la gestione conservativa, soprattutto della parte agricola del Parco della Favorita, che è una superficie abbastanza rilevante, sono circa 70 ettari, in cui insistono principalmente mandarinetti, quindi agrumeti, che hanno bisogno di cura continua e che indirettamente il parco della favorita deve continuare a mantenere, se non vuole, eh, in qualche modo trasformare il suo paesaggio in un diffuso incolto cosa che ovviamente non è sì, compatibile sono, ma sembra che il parco della Favorita sia a volte percepito dalla cittadinanza, dai cittadini palermitani come un corpo estraneo cioè che non, è, non è vissuto tranne dei momenti topici che potrebbe essere la Pasquetta, le classiche scampagnate di rito eh, io... o per eh, andare a Mondello e quindi si percorre diciamo, una via alternativa poi non, questo parco non viene eh, vissuto eh, pienamente dai cittadini L'idea di fruire questo sì. parco così come siamo abituati, ecco il Green Park o comunque sì. i parchi che esistono negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, Anche ecco, per, attività... Diciamo, per attività certo. ludiche, sì. e sportive, sì, eccetera, sì. questa è un'idea che in qualche modo deve fare i conti con la mediterraneità. E anche con il vincolo, teniamo conto che il Parco della Favorita è parte della riserva naturale orientata, seppure pre-riserva, ma in cui esistono dei vincoli di conservazione eh, del patrimonio ambientale preesistente e, e per cui qualsiasi tipo di apertura bisogna di una certa, eh, di uno studio, quindi diciamo di un approccio che tenga conto di questo vincolo di tipo ambientale. Certamente gioca a sfavore di questa fruizione anche limitata degli spazi del parco La Favorita un aspetto di eh, possiamo dire di penetrazione all'interno del parco, perché? perché attualmente le vie di accesso sono quelle classiche che sono anche percorse da automobili, quindi diciamo. Non credo che sia questo uh, il tipo di, eh, di accesso che dobbiamo garantire ai cittadini, ma un accesso libero da pericoli, quindi la massima sicurezza, cosa che è stata individuata in questo fronte che sta tra lo Stadio Barbera e Caser Rocca, che rappresenta veramente la via di accesso eh, pedonale, insomma, sicuro per tutti i cittadini, per poi penetrare all'interno del tessuto, dove coesistono situazioni che devono essere rispettate, quindi pienamente vincolate. Ricordo che all'interno c'è il cosiddetto bosco niscemico, un boschetto di leccio, che ha caratteristiche, è una, un qualcosa di artificiale, eh, però è artificiale ma nel tempo si è naturalizzato abbastanza, per cui si tratta tra l'altro di una zona A della riserva dove gli accessi non sono possibili e quindi né altri tipi di intervento, per cui bisogna fare coesistere la, la parte ambientale che ha una certa, un certo grado di, di sensibilità rispetto ad altre parti dove l'accesso e la fruibilità deve, e può essere ottenuta attraverso interventi che proprio in questi giorni stiamo mettendo a punto, eh, già Reset ha avviato un programma di svoltimento della vegetazione, soprattutto eh, all'esterno di quella zona, e l'amministrazione col servizio Ville Giardini sta, eh, è collaborato da RESET, sta attivando. La pulizia, possiamo dire il decesfugliamento eh, della parte prossima alla, alla, alla palazzina cinese. Quindi, in sostanza, eh, eh, noi internet. pensiamo che di qua sì. all'inizio della primavera di poter rendere permeabile e fruibile tutto questo spazio che eh, da una parte Diciamo, uh, viene sì. messa a disposizione dei di cittadini la... ma soprattutto di coloro che amano eh, lo sport e eh, sì. quindi fare tutte quelle attività. Però che... nelle principali città europee i parchi sono fonte di reddito, e qui oltre alla fruizione perché non trasformare eh, eh, il parco che... della favorita anche come fonte di reddito? Eh, noi guardiamo proprio al coinvolgimento per esempio cioè... degli agricoltori proprio per valorizzare la potenzialità produttiva degli impianti agricoli del Parco della Favorita. Guardiamo anche questi spazi dove ovviamente devono essere fruiti liberamente dai cittadini per il tempo libero, per tutte quelle attività che possiamo immaginare e eh, che si svolgono anche in altri parchi. Certo fare pagare un accesso non mi sembra, eh, visto e considerato che lì ci sono anche situazioni, possiamo dire eh, Palermo. La città di Palermo non è proprietaria del, del parco, è fruitaria del parco e quindi cittadini di conseguenza. Quindi ci sono Una delle logiche per cui andare a fare delle attività commerciali o economiche di un certo tipo, ma certamente i servizi possono essere messi a disposizione dei cittadini, dei fruitori certo. a pagamento. Su questo credo che. Ci, ci, ci siamo pure indirizzati, in ecco il verde in città. Eh, non è solo il parco della Favorita, eh, purtroppo eh, ci sono delle villette nel degrado tra rifiuti e vandali da Piazza Turba a Cruilas a Viale Michelangelo, a Piazza Unità d'Italia. Eh, in sintesi, in Curia Civiltà eh, fanno a pezzi i giardini urbani. Eh, da cittadino, eh, eh, da ex amministratore del comune di Palermo, Come, beh, quale sarebbero dei rimedi per poter fronteggiare questa, eh, questa emergenza possiamo dire nonostante gli sforzi dell'assessore eh, dell dell'amministrazione comunale attuale riguardo sugli sforzi dell'assessore so che conoscendone anche le qualità professionali da questo punto di vista non, non posso dire nulla dal punto di vista di gestione del personale da cittadino da ex amministratore ne, ne prendo attima in ne negativa perché questo abbandono dei, delle ville, io mi ricordo che a suo tempo Jessip nasce per, la, per tenere pulite tutte queste ville che Palermo comunque, anche se è stata vandalizzata dal cemento negli anni, comunque ha, ha mantenuto al di là del parco della favorita alcune zone. Quindi ci vorrebbe, e qui entra in campo la Reset che è, come dicevamo poc'anzi è una società privata, seppur a capitale pubblico gestita dal comune, però ha delle logiche aziendali. Certo. Si dovrebbe però in maniera più incisiva far capire ai dirigenti della Reset che la, le ville devono essere mantenute, cioè il personale non deve essere spot. Qui dice, c'è un momento in cui le, voi giornalisti prendete la villa abbandonata, allora si mandano le persone. Cioè, perché non organizzarlo? Dato che ci sono migliaia di persone, Tramia, Reset, si, manca la pianificazione. Manca, secondo me manca la pianificazione. Manca la pianificazione perché tra l'altro. Oggi mantenere, siamo aiutati dal, dal clima, per cui noi avendo un clima mediterraneo, non ci sono queste grandi coltivazioni per cui ci vogliono questi giardinieri specializzati. Ci vuole un minimo eh, sì, di personale, quantomeno potare quanto nel potare periodo giusto, nel periodo giusto ho visto a volte che tenere è... pulite le strade. Io, per esempio, oggi eh, mi, mi allaccio un attimino al discorso della Favorita, perché la Favorita è un parco non vissuto bene dai palermitani perché ha un problema. Che è il percorso eh, carrabile delle auto, perché è la via di accesso a Mondello. E questo è un problema che diciamo, affligge questa città. Si potrebbe e si dovrebbe utilizzare, avere il coraggio di farlo, di chiudere la favorita alle auto. Dice, la domanda che si fa dice "Ma come si arriva poi a Mondello? Viale Venere che è questa porta di accesso uscendo dall'autostrada di Trapani ormai è diventata la porta di accesso a Mondello". Quindi i palermitani, i cittadini devono cominciare ad abituarsi che arrivare a Mondello si può arrivare anche da altre zone, da altre strade. Tale da poter rendere la favorita fruibile. Rende la favorita fruibile e qui chiedo anche agli amministratori di oggi è un problema atapico che c'è da sempre, c'era anche quando c'era come assessore, che è il fenomeno delle prostitute, eh, bisogna sensibilizzare anche il comando dei vigili urbani a fare una presenza costante nel territorio della favorita perché... Una, uh, tranne il 25 aprile e il primo maggio, che le prostitute sanno che ci vanno tutti i palermitani, non si presenta. Poi il resto è la giornata. Diamo la parola al eh, Presidente della Commissione, cui... eh, eh, che si occupa appunto della quinta Commissione, che si occupa tra l'altro del Verde Cittadino, eh, Fausto Torta. E come si può affrontare il, il problema favorita, Parco della Favorita a Palermo? Ma eh, intanto la favorita, purtroppo, come poco fa accennava l'assessore, è vista dal Palermitano come un transito, mm, non è mai stata vista come una possibilità, come un'opportunità per la città. Quindi, io non ho mai visto eh, scudi levati eh, a favore o a difesa del parco, ho visto scudi levati quando questo parco è stato chiuso al traffico. Allora, intanto bisogna cam cambiare secondo me filosofia, ma la filosofia che secondo me deve essere anche in, soggetta a una visione. Eh, le civiltà moderne, quelle che hanno costruito le grandi città, eh, si sono compresse edificando muri, edificando ponti, edificando strade. Eh, gli uni i muri dividono, eh, i ponti connettono, le strade comunicano, ma hanno perso quella che è la visione centrale, cioè quella del verde. Il verde che è l'unico eh, sistema che integra, che eh, unisce, cosa che invece faceva parte delle mh, diciamo, mh, formamenti, delle culture eh, antiche che sapevano che il verde era anche fonte di ricchezza. E cambiando questa visione, secondo me si può immaginare di, trovare, di avere una città diversa, quindi eh, potenziando evidentemente l'uso di questo verde e la vocazione di questo verde attraverso una serie di iniziative. Ehm, è chiaro che poi ci, ci scontriamo con piccoli fatti contingenti o grandi fatti contingenti, è evidente che la presenza, come eh, il genero dato mh, sosteneva, appunto dei del fenomeni di prostituzione, così come la presenza eh, dei campi Rom, che sono non illegittimi in quanto tali, ma perché eh, non forniti di quelli che sono i sistemi igienici e quindi non c'è un controllo, eh, la presenza anche di aree di utilizzo di mh, stupefacenti. È evidente che questo ci vuole un controllo, un controllo che non può essere ovviamente delegato soltanto alla Polizia Municipale, ma tutte quante le forze dell'ordine dovrebbero ovviamente in questi, in questi ambiti entrare, entrare nel merito di questi, questi ambiti. Per quanto riguarda invece il si parla anche nella zona diciamo così, eh, nuova della città, il Roseto di Villa Terrasi che da circa dieci anni se ne parla un milione di euro spesi ma ancora questo rosetto non riesce a decolare, è così difficile piantare delle rose <ride> No, intanto partiamo dal <ride> presupposto che se si volevano spendere male 10 milioni di euro ci sono riusciti perfettamente perché esteticamente è una delle no, cose 10 anni o 10? No, no eh, quanti milioni? Milione, milione di euro In 10 so, anni, anni. No, no, ma, ma, ma anche 100 no, mila euro no. spesi malissimo perché una delle cose che eh, dal punto di vista estetico sono tra le più brutte che abbiamo mai Visto. E proprio per, questo, proprio per questo motivo abbiamo l'obbligo morale di eh, realizzare qualcosa che possa in qualche maniera eh, qualificare questa, questa, questa quest area purtroppo di cementificazione. E sì, io con la Commissione ricordo di aver fatto più volte dei sopralluoghi per poter immaginare una, un ripristino, però in quel periodo c'erano ancora dei vincoli dovuti a questioni anche eh, di tipo legale. Eh, io mi auguro che l'amministrazione appunto possa eh, in questo contesto quantomeno utilizzare, visto che nasceva come Roseto, questa. Diamo la questa... parola all'amministrazione perché sentivo sì, sì, io sì. l'assessore sì, sì. che sì. forse Anche i problemi sì. sono stati sì. superati, sì. diceva. Le perché cose perché che facciamo non le comunichiamo perché abbiamo sempre il timore di riuscire dai tempi e quindi c'è un no, po' di cautela. Comunicare. Però vi posso dire una cosa, che per quanto riguarda il Roseto. Indipendentemente da quello che è stato il disegno che non è stato proprio accolto con soddisfazione da tutti i palermitani. Certamente l'impegno dell'amministrazione c'è stata, ha ripreso, ha risolto i problemi che avevano rallentato il completamento di quest'opera, che è costata quella che è costata, e proprio perché c'è un costo a monte. Io ho ritenuto di non mandare all'aria quello che era e tutto quello che era stato realizzato e semmai di intervenire per cercare con l'impianto anche di alberi di mimetizzare per quanto possibile oscurando con le chiome del verde e degli alberi ecco quelle asperità del disegno che si rifanno a modelli certamente non proprio eh, possiamo dire siciliani comunque improntati e credo a qualcosa che si ispiri eh, all'architettura all islamica possibilmente del giardino. Quindi in questo senso però dobbiamo dire che eh, proprio nell'autunno eh, scorso abbiamo iniziato l'impianto appunto di questi alberi, sono circa una cinquantina di alberi che eh, sono state posizionate laddove già erano stati previsti e laddove e c'era stata una necessità aggiuntiva di inserire delle zone d'ombra, così come abbiamo già preparato l'impianto per le rose, e le vasche sono state rimesse in funzione, c'è in atto, eh, a giorni inizieremo proprio l'impianto della collezione di rose, che è la stessa collezione che era stata individuata nel progetto originario e a giorni insomma, speriamo che si possa avere un incremento delle maestranze che stanno procedendo alla pavimentazione perché lì in effetti diciamo, lo spazio per il verde e per le piante è molto limitato oh. mentre si è dato parecchio spazio ai percorsi e a tutto il resto e però del... questo non significa che è un progetto che deve essere mandato... Deve essere un progetto Molte che amici. a primavera, significa nel mese di maggio, io l'avevo detto purtroppo l'anno scorso, per il maggio 2015 non è stato possibile perché poi mi sono trovato con gli impedimenti speriamo a cui si è che il, eh, ma questa a rosa mangio. fioriranno sì, perché già sono lì quindi posso già assicurare che comunque no, avendo, fioriranno già non avendo gli impedimenti <ride> insomma, già il verde in città eh, si lega eh, alle politiche ambientaliste che spesso eh, entrano in contrasto con le politiche infrastrutturali eh, sul tema di, eh, della mobilità della città diciamo eh, da, eh, da ex assessore a alla al Ramo eh, l'ho dato, cosa ci può dire il tram senza un piano di trasporto pubblico integrato? Eh, credo che eh, non possa bastare le ZTL. Quale lo perseguono persegue? Allora, per quanto riguarda il progetto del tram, rientra in un progetto di sistema di trasporto integrato. Perché la, allora, quando si ideò, era la prima giunta Orlando si pensò di realizzare il tram a Palermo, si pensò di unire le periferie alla, al centro, anche perché la, la, la struttura della città, l'edilizia era nata negli ultimi 50 anni in assenza del tram, per cui non c'è fisicamente lo spazio per fare il tram, e quindi si pensò di unire le periferie. Il sistema di trasporto integrato prevede l'utilizzo in simultanea oggi con lo stesso biglietto eh, sia del tram che dell'autobus poco fa facevo un esempio che se un cittadino palermitano da Borgonovo vuole arrivare al forum, no, all'altruota della città Quindi, con lo stesso biglietto, biglietto, biglietto. prende il tram, la stazione d'Abbarto Bartolo scende e sì. prende il treno e va là ma se contestualmente mi perdoni vengono tagliate 44 linee eh, ma infatti l'AMAT allora, taglia 44 linee e questo io fa, lascio le, le mie critiche all'attuale all amministrazione perché eh, la, no. si, la, il sistema delle, delle linee dell'AMAT doveva essere Discusso e organizzato in maniera preventiva tale da arrivare oggi al sistema del tram funzionante con le linee già pianificate, non come sempre si fa in maniera raffonata. Poi sulla ZTL mi trovate assolutamente contrario perché ricordo che negli anni in cui io ero in giunta con eh, Diego Cammarata avevamo posto la ZTL come è una limitazione del traffico al centro cittadino per diminuire anche l'utilizzo dell'auto quindi si abbassavano i tassi di inquinamento allora abbiamo fatto pagare 15 euro ci fu una, una sommossa Beh, poi, popolare a quanto pare senza il piano eh, traffico urbano eh, credo che eh, non possono essere attivate se non, ovviamente eh, deve essere approvato eh, prima quindi è una condizione eh, sì, infatti il piano, si parla di eh, marzo ma infatti vorrei verità. ricordare a Amico Fosto che sì, allora quando noi... Abbiamo posto in essere la, il pagamento della ZTL, sommossa popolare, il ricorso fu vinto perché non avevamo fatto il piano Chiaro, urbano del traffico e abbiamo rimborsato i 15 euro. Oggi io mi aspetto che prima si approvi il piano urbano del traffico, però sono assolutamente contrario al pagamento dei 100 euro, perché se i soldi della ZTL servono per ripianare il, il debito dell'Amat non mi trova d'accordo perché i debiti dell'Amat devono essere ripianati con una politica aziendale fatta dai vertici dell'Amat, per me oggi inadeguati. Se invece la ZTL serve affinché quei soldi possano essere utilizzati per eh, forme per combattere l'inquinamento, ok, ma rimane il fatto che per me i 100 euro sono una tassa iniqua e onerosa nella situazione attuale economica di Palermo. Eh, vuole aggiungere qualcosa? Cosa... È, è difficile, argomento complicato in cui l'amministrazione si è confrontata perché ovviamente è stata diciamo, abilità delle opposizioni far cadere la responsabilità eh, di questa tassa. Sulla vicenda relativa alle zone a traffico limitato, non capendo che invece tutto questo ha un significato e una prospettiva di migliorare la qualità sia del, dell'area di, di Palermo sia anche della, della viabilità perché consente appunto al tram di, di, ha consentito al tram di fare il suo start e chiaramente aumentando la possibilità del gommato. si sì, devono fare anche degli studi preventivi per studiare l'impatto a livello di mobilità? Assolutamente cose, cioè sì. Questo, io credo disagi. che l'azienda abbia in questo senso, sapendo che comunque il tram sarebbe partito, avrebbe fatto meglio a programmare come eh, spostare l'attività del gommato eh, per eh, evitare soprattutto i disagi che i cittadini per ora stanno subendo. Ritorniamo a parlare dei parchi cittadini: eh, abbiamo parlato dal parco della Favorita, il parco di acqua dei Corsari, che tra discariche abusive a cielo aperto, cimitero di Carcasse di auto e ritrovo anche di prostitute. Il parco Cassarà eh, dove eh, c'è il nostro problema: eh, che si sono, eh, sono, sono stati ritrovati dei, eh, degli elementi inquinanti, addirittura eh, si parla di ethernet e così via. Cioè, ecco, cosa sta facendo la? Allora, eh, sotto questo profilo allora, la Commissione è il più importante organo politico a sostegno dell'attività eh, della pubblica amministrazione, quindi del Consiglio Comunale del Sindaco e della Giunta. Noi eh, fondamentalmente come attività in Commissione eh, approviamo, diamo pareri sulle delibere che sono di competenza ovviamente della Commissione e in una seconda fase, in un'altra fase, cerchiamo di sostenere le attività. Della giunta, evidentemente, questa dei parchi anche attraverso ispezioni, attraverso atti di controllo e questa dei parchi ovviamente sono mh, questa dei parchi intanto andiamo sul Cassarà che è quello sì. che era stato aperto eh, diciamo all'inizio proprio sì. di questa consigliatura e questo parco purtroppo mh, per quelle vicende che noi conosciamo benissimo eh, nelle quali si suppone perché c'è stato, stato un ritrovamento superficiale di amianto dice, si suppone che là sotto ci possa essere tutto di più e evidentemente questo determina delle attività di attivazione e riattivazione del parco finché non ci sarà una bonifica eh, totale, dico, comporterebbe ovviamente de... un onere economico non indifferente, ma a questo punto... Quello totale sicuramente sì, quello parziale, cosa che è già stata avviata e quasi portata a compimento, invece insomma, è stato possibile, l'amministrazione si è assunto gli oneri necessari. Devo dire al riguardo che una parte di quello che era lo spazio cosiddetto verde a seguito delle risultanze, delle analisi eh, richieste dal magistrato che ha curato l'indagine, quella parte verde che peraltro era stata utilizzata abitualmente dai cittadini, è in buona parte ormai eh, riqualificata, c'è stata fatta quella opera di pinzettatura superficiale, cioè andare a ricercare sistematicamente i cocci o i pezzetti di amianto che potevano essere... Ma la bonifica totale dell'aria, dell quella ancora è da venire perché non ci sono tutte le risultanze delle indagini ecco. in corso. So che il perito al suo tempo nominato dal magistrato deve tornare appunto in questi giorni a Palermo, possibilmente per definire questo, questo lavoro. Ma quello che posso assicurare è, è che nei prossimi giorni incontrerò il magistrato, il primo si è trasferito, per poter verificare assieme al custode giudiziario, che peraltro è un nostro funzionario, l'Avvocato Fiorino di Ambiente, la possibilità di riaprire parzialmente, parzialmente la parte cosiddetta verde, cioè quella che è stata bonificata Hai. e su cui possiamo garantire, insomma, non c'è nessun pericolo me, per quanto riguarda le mie competenze, eh, essendoci peraltro un prato che viene con, continuamente irrigato, eccetera che si possono sollevare polveri che possono andare a mettere, diciamo, in difficoltà eh, diciamo, la cittadinanza, coloro che fruiscono. Ecco, parliamo eh, anche di, di cose belle, sì, non parliamo sì. di cosa. Recentemente eh, l'orto botanico di Palermo è stato arricchito con una donazione di 13.000 metri quadrati di terreno, sì, sì, quindi sì, sì, sì. si parla di un ampliamento. Sì, questo è sicuramente un altro elemento che va a vantaggio della città in generale, a parte che dell'orto botanico, che può realizzare un, un sogno, un sogno di 30 anni, forse di più di 30 anni. Però eh, tutto questo aggiunge la possibilità che questo spazio sarà arricchito 1983, di. 1983, quando si 1983 parlò. esattamente. E sarà arricchito di altre alberature e quindi diciamo. Ed è stata eh, a suo tempo progettata l'espansione la, la dell'orto botanico in un'ottica di rendere eh, molto più fruibile alla città questo spazio. Perché al di là della parte storica, questa parte moderna doveva nascere con questo obiettivo. Ma parte dal punto di vista dovrebbe essere più fruibile? L'idea poi tutto... di avere portato l'orto sulla sponda del Loreto, questo è, è una. Delle cose con ah, bueno, questo percorso, magari noi siamo allora, città si dell'UNESCO, è... certo, potrebbe dire... essere valorizzato nel migliore dei modi. Siamo proprio in chiusura. Questa domanda non gliela faccio al professor Raimondo, ma la faccio a voi due. Qual è la pianta più antica dell'orto botanico? <ride> Questa è una domanda delle mille pistole, come si dice. Siamo oh. proprio in chiusura. Ma dico, non è che neanche io lo so, mi, mi verrebbe, sono documentato io. Dovrebbe dire ricordo. il c'è cioè, un ficus. Io infatti il ficus fico. pensavo perché ficus. è enorme. Firus. No, no, è un ficus, seona che è è quella, la prima cosa che si vede, è però No, no, no. No, meglio fare rispondere Quindi preesistente so. all'ortobotanico. La, la pianta più antica. Eh, beh non lo so, io eh. riservo la domanda la risposta al professore che sicuramente eh. è più comune. telegrafico perché siamo proprio in chiusura è una leuca. è una pianta dell'Australia io invece una suggerisco melaleuca. con eh, sommessamente al professore di farsi Partece di fare rientrare in un circuito turistico del percorso dell'UNESCO anche la visita dell'orto botanico. È un gioiellino certo. che il mondo ci, può, ci invidia per chi lo conosce. Sicuramente. Eh, volevo semplicemente una cosa velocissima, proprio, prego, prego. Pre, eh, mi piacerebbe una prossima volta parlare del lavoro che la Commissione ha svolto, perché rappresento altre sei persone certo. di, e quindi. Eh, non, mancheranno qualcosa di perfetto. non mancheranno altre occasioni, io ringrazio tutti gli ospiti intervenuti. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi rimando alla pagina Facebook di Politia 2.0, dove potete rivedere la puntata di oggi, gli ospiti intervenuti e gli argomenti trattati. Alla prossima! Buonasera.